guida, sempre pronto io sarò. Quella rete è il mio confine, ma io lo supererò. Quegli sguardi dai. Partita della riscossa doveva essere e partita della riscossa è stata. Nel posticipo del mercoledì, in un Pala Montefiascone come sempre gremito, nonostante la disputa di un match infrasettimanale, il Tuscania Volley ha tirato fuori tutto l'orgoglio immaginabile e possibile, ha sconfitto 3-2 la Torno Callico Vibo Valentia, mostrando quel carattere che era mancato alla squadra di Paolo Tofoli nelle precedenti uscite, basti pensare all'ultima trasferta giocata a Matera. In Lucania la squadra era stata sconfitta in poco più di un'ora. Al contrario, la sfida che ha segnato il ritorno della formazione viterbese a giocare fra le mura amiche è durata 2 ore e mezza, con capovolgimenti di fronte straordinariamente unici. Notata la differenza? Certo, l'incontro con Vibo Valentia, valido per la seconda giornata del girone di ritorno della regular season, non era davvero abbordabile, almeno sulla carta, e neanche il meglio che potesse capitare alla Mauris Italiana Assicurazione Tuscania, che era reduce da un filotto negativo iniziato a Brescia 5 turni fa, durante il quale aveva collezionato altrettante sconfitte vincendo un solo set. Ecco, stavolta Tuscania aveva un solo risultato da ottenere, la vittoria. Per l'onore, per l'orgoglio, per la bolgia, sempre più amabile, quanto infernale per gli avversari e anche per chi, come il palleggiatore Davis Krumins, si è trovato costretto a restare a bordo campo, complice un infortunio. E in più, va sottolineato che in corso d'opera la squadra di Tofoli ha rischiato di perdere il capitano Giuseppe Ottaviani, caduto a terra al termine di un'azione. Il suo urlo di dolore ha ammutolito per un attimo il palazzetto dello sport, che prontamente invece ha ricominciato a scatenare la bolgia e l'ha applaudito quando, qualche gioco dopo, il numero 8, seppur claudicante, ha preteso di tornare sul parquet. Significativo il tabellino della gara. 4 dei 5 set si sono conclusi oltre il punteggio classico, ovvero sia oltre il 25, 3 dei primi 4, e oltre il 15 l'ultimo e decisivo parziale. La squadra di Monti ha vinto il secondo 27-29 e il terzo 22-25. Quella di casa è il primo 30-28, il quarto 26-24 e il quinto 17-15. In campo, col numero 2 degli ospiti, c'era anche Jack Sintini, applauditissimo dal pubblico locale perché è tornato a giocare dopo aver sconfitto quello che molti considerano un male incurabile. E Sintini è stato uno dei protagonisti assoluti della gara, un vero e proprio trascinatore dei suoi. Ma gli onori della cronaca vanno inevitabilmente accordati ai ragazzi della squadra di casa, che è tornata a far sorridere il pubblico amico. Buzzelli, Marchisio, Festi, Leoni, Ottaviani, Rossi, Di Felice, Sciavra, Silva e Alborghetti hanno dato il loro apporto in partita, ma non va dimenticato chi è rimasto a bordo campo a fare squadra, l'infortunato Krumins e con lui Vitangeli.